Cosplay 2014, eccoci sempre qui alla Fiera di Roma, mi trovo con Marco Gervasio. Sì, ciao, salve a tutti. Grandissimo Marco Gervasio, ti conosciamo come disegnatore di Fantomius e di tanti altri eroi della Walt Disney. Sì, disegno per Topolino da un po' di anni e quindi tutti i personaggi Disney, e Fantomius è il personaggio che ho creato per una serie, ma poi ho disegnato tutti gli altri, da Topolino a Paperino, passando per Papertotti e altri VIP paperizzati. Ecco, tu hai fatto anche, hai disegnato anche Papertotti, hai avuto maniera di parlare con Francesco? Sì, ci siamo incontrati in quell'occasione, io ho regalato la copertina dedicata alla sua storia, lui mi ha dato la maglietta con autografo, è un grandissimo ed è sempre disponibile. Ecco, lo vogliamo salutare? Ciao Francesco, sei il mio capitano. Sei il nostro capitano, ciao Francesco. Ecco, senti, poi invece altri calciatori? Dunque mi è capitato di disegnarne parecchi, anche perché ho fatto una storia che riuniva un po' un calciatore di ogni squadra di Serie A per una storia legata alla lotta contro il razzismo, però in dettaglio ho disegnato ultimamente Gervinho nella versione papera, anche lui ci siamo incontrati e devo dire che è fantastico, anche lui è stato contento e io sono stato contentissimo nel vedere che gli è piaciuta la versione papera di Gervais. Grandissimo, l'ho visto anche io, l'ho visto, veramente bello. Cervigno proprio sembra veramente uscito fuori dalla tua penna, sembra uscito. Beh, Gervinho è di suo è un fenomeno, io l'ho introdotto nel mondo di Paperopoli, quindi adesso è accanto a Papertotti e a tutti gli altri, ma lui di suo, diciamo, ha già in sé il simbolo del fenomeno, quindi va bene già così, diciamo. Ecco, senti, qualche anticipazione ce la puoi dire? Sulle mie storie? Sì. Ora sto realizzando questa serie con Fantomius, il ladro gentiluomo, una sorta di diaboliche per Paperopoli, e adesso uscirà a breve, la settimana prossima, la nuova serie, sono 4 puntate in cui questo ladro andrà in giro per il mondo e arriverà anche in Italia a fare qualche furto. Ecco, perciò non ce lo perdiamo, e questo mercoledì? Questo mercoledì 8 ottobre in edicola. Perfetto, allora non ce lo faremo sicuramente scappare e facciamo un saluto a tutti coloro che seguono i fumetti da tantissimo tempo. Sì, saluto tutti e grazie se oltre a seguire i fumetti leggono anche Topolino e magari le mie storie. Ecco, grazie a tutti. Una curiosità ti volevo domandare, Paperenik e Fantomius. Sì, sono diciamo due figure diverse anche se hanno lo stesso costume, perché in realtà vivono in tempi diversi. Fantomius vive negli anni 20, Paperinik ai tempi nostri ritrova il costume di Fantomius, lo indossa e diventa l'erede del ladro gentiluomo. Ecco, e questo è importante dirlo. Grazie Marco, grazie, complimenti per tutto. Grazie. Ciao a tutti, Cristian TJ, Marco Gervasio. Ciao. Ciao.